Ciao a tutti e benvenuti in questa prima top 10. In questa top parleremo dei film della Disney. Al decimo posto ho deciso di piazzare Toy Story 3. Questo film mi ha colpito di più rispetto ai primi due Toy Story perché diciamo che comunque mostra tipo il tempo che avanza e quindi il ragazzo Andy che poi comunque porta, una volta che è cresciuto e se ne va all'università, non può ovviamente giocare più con i giocattoli da bambino. E quindi che cosa fa? Porta i suoi giocattoli, cioè dà i suoi giocattoli a una bambina. E niente, questa bambina praticamente poi ovviamente, come va al cerchio, poi crescerà e poi darà i suoi giocattoli ad altri bambini. E così via. Comunque vi lascio al lato del filmato. Buon ascolto. E ovviamente ho deciso di piazzare al decimo posto perché diciamo che mi ha colpito molto questo film rispetto anche ad altri comunque. Au! Tieni. E lui è Rex, il dinosauro più spietato e spaventoso di tutti i tempi. Rawr! Rawr! Loro sono i Potato, Mr. e Mrs. Potato. Devi tenerli sempre insieme perché sono molto innamorati. Slink è il cane più fedele che tu possa mai desiderare. E Em terrà al sicuro i tuoi soldi. Ma è anche la più perfida canaglia mai vissuta. Il malvagio Dottor Prosciutto. E questi piccoletti vengono da uno strano mondo alieno. Il Pizza Planet. E lui... E Buzz Lightyear, il giocattolo più forte di tutti. Guarda, può volare e sparare con il laser. Ha giurato di difendere la galassia dal malvagio imperatore Zurg. Verso l'infinito e oltre! Ora tu devi promettermi che ti prenderai cura di questi giocattoli. Sono molto importanti per me. Che cosa ci fa qua dentro? Ho un serpente nello stivale. Un serpente nello stivale. Sai, io e Woody siamo molto amici da tantissimo tempo. È coraggioso, come si addice a un cowboy. È generoso, in gamba. Ma ciò che rende Woody speciale è che non ti volterà mai le spalle. Mai. Potrai sempre contare su di lui, qualunque cosa accada. Ti prenderai cura di lui per me? Ok, allora. Al nono posto ho deciso di piazzare Il Re Leone. Questo film mi ha colpito per il fatto che comunque racconta la storia del leone Simba, che ovviamente poi diventerà il re della savana dopo suo padre. E diciamo che c'è una scena che mi ha colpito, non è proprio questa che ho messo nel clip, però diciamo che comunque c'è il padre che gli racconta tutta la storia, c'è del cerchio della vita. Diciamo un po' quasi simile a Toy Story, però questo mi ha colpito di più perché comunque è il legame anche tra padre e figlio o figlia, quindi per questo mi ha colpito tantissimo questo film. Vi lascio la clip del filmato. Wow! Il periodo di reggenza di un re sorge e tramonta come il sole. Un giorno, Simba, il sole tramonterà su tuo padre e sorgerà con te. Come nuovo re. E questo sarà tutto mio. Tutto quanto. Tutto ciò che è illuminato dal sole. Ed i posti all'ombra, allora. Quelli sono oltre i nostri confini, non ci devi mai andare. Ma Simba. Credevo che un re potesse fare ciò che vuole. Oh, essere re vuol dire molto di più che fare quello che vuoi. Vuol dire di più. Simba.
Tutto ciò che vedi coesiste grazie a un delicato equilibrio. Come re devi capire questo equilibrio e rispettare tutte le creature, dalla piccola formica alla saltellante antilope. Ma papà, noi non la mangiamo l'antilope. Sì, Simba, ma lascia che ti spieghi. Quando moriamo i nostri corpi diventano erba e le antilopi mangiano l'erba. E così siamo tutti collegati nel grande cerchio della vita. Buongiorno, Sire! Buongiorno, Sasu. Sono qui con il rapporto del mattino. Spara pure. Beh, i pettegolezzi delle api dicono che i leopardi hanno perso la vena poetica. Oh, davvero? Mi stanno scimpazzendo. Che cosa stai facendo? Portano come se fosse un agguato. Lascia che un esperto ti insegni come fare. Ho detto agli elefanti di dimenticarsene, ma con quella memoria. Sasu, ti dispiace voltarti? Sì, signore. I ghepardi sono... Stai basso, ventre a terra. I ghepardi non si accontentano mai. Sì, va bene, star basso. Ehi, che succede? Lezione d'agguato. Oh, molto bene, agguato. Agguato? Oh no, Sire, non può dire sul serio. Oh, è così umiliante. Attento a non fare rumore. Che cosa gli stai dicendo, Mufasa? Mufasa? Simba? Sei stato molto bravo. Sasu, sì. Signore, notizie dai bassi fondi. Senti, questa volta... Sire! Le iene! Nella terra del branco! Sasu, porta a casa Simba. Oh, papà, non posso venire. No, figliolo. Oh, non posso mai andare in nessun posto. Oh, giovane signore, un giorno tu sarai il re. Allora potrai cacciare quei luridi, stupidi cacciatori di Frodo dall'alba al tramonto. All'ottavo posto decise di piazzare Bambi. Diciamo che rispetto al Re Leone qui è più un legame tra madre e figlia. Però rispetto al Re Leone questo è un film molto più triste. Infatti la scena che mi ha colpito e che mi ha fatto, diciamo, stare più male è la parte in cui la madre viene ammazzata dal cacciatore. Questo film anche insegna comunque tipo non mangia quasi la carne anche. Diciamo che è anche abbastanza... simbolico, comunque da grandi segni comunque. E niente, vi lascio comunque all'audio e alla clip del filmato. Ce l'abbiamo fatta! Che corsa, mamma! Mamma! Al settimo posto ho deciso di piazzare Oceania. Per molti potrebbe non significare nulla, ma per me questo film comunque dà un grande significato, perché diciamo che è un po' collegato alla natura. Infatti questo film insegna tipo a non distruggere la natura. Infatti per esempio tipo il dio che ha preso la gemma della dea Tefiti significa tipo quello che stiamo facendo alla natura, per esempio distruggere gli alberi, cioè facendo disboscamento, oppure bruciando, causando incendi, ma addirittura anche l'inquinamento, tra cui la plastica e quant'altro. Secondo me questo film ha un grandissimo significato, per questo ho voluto piazzare questo film al settimo posto. E diciamo che comunque è anche uno dei film pre-Disney fatto anche molto molto bene rispetto anche ad altri. Vi lascio la clip del filmato. Oh,
The chicken lives. I'm sorry about your hook. Well, hook, no hook. I'm Maui. How you been? Look, what I did was wrong. I have no excuse. I'm sorry. You know, it'd be rude to refuse a gift from a goddess. My gesture is deeply appreciated. A sesto posto ho deciso di piazzare Dumbo. Diciamo un po' come per il motivo di Bambi, questo è anche un po' collegato sempre al legame tra figlio e madre o figlia e madre. E diciamo che comunque questa è la scena comunque che mi ha colpito di più, la scena in cui la madre viene imprigionata e il figlio è libero. Ora non mi ricordo bene il film, ma forse la madre alla fine viene uccisa, cioè viene portata via e uccisa. Quindi diciamo che in questo caso il film è ancora più triste di quanto si pensi comunque. E niente, vi lascio la clip del filmato. Al quinto posto ho deciso di inserire Inside Out. Diciamo che questo film racconta la storia di, scusate non mi ricordo il nome del personaggio, però sono le emozioni che comunque è la storia dell'emozione tra gioia, tristezza, disgusto e anche paura e rabbia comunque che si trovano là, cioè è la storia di queste, delle emozioni comunque della ragazza, della vita della ragazza. Cosa accade in questo film? La ragazza si trasferisce a casa del lavoro di suo padre che è costretto a trovare un lavoro da un'altra parte e quindi cominciano a subentrare varie cose, vari problemi. Poi succede un incidente tra cui tra gioia e tristezza di cui accade che comunque la gemma, la pietra va, finisce nel tubo e quindi loro vanno a finire nel tubo e inizia lì un viaggio in cui poi il personaggio principale va perdendo tutte le emozioni, tutti i ricordi, tutto quanto. Il film poi finisce anche in modo triste in cui è quello che accade è che la Joy capisce che comunque c'è bisogno di tristezza, cioè ha bisogno che comunque la ragazza abbia anche la tristezza e quindi ed è un elemento fondamentale e infatti poi subendo tutti i vecchi ricordi e quant'altro. Vi lascio la clip del filmato. Just Riley and me forever.
Seconds. I'm sadness. Oh, hello. I'm joy. So, can I just, if you could, I just want to fix that. Thanks. And that was just the beginning. Headquarters only got more crowded from there. Very nice. Okay, looks like you got this. Very good. Oh, that's her parent. Ah, look out! That's fear. He's really good at keeping Riley safe. Easy, huh? Oh, we're good. Ooh, thank you. Thank you very much. And we're back. Here we go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Quarto posto per il film di Coco. Questo film mi ha colpito perché mi ha fatto anche pensare anche a mia zia, che ho perso mia zia un paio di anni fa, che per me è stata quasi anche come una seconda mamma comunque. Questo film comunque ha un grande significato perché è collegato comunque alla festa dei morti e tutti i santi. La signora tipo va perdendo tutti i ricordi di suo padre, ma in qualche modo poi il ragazzo, dopo che va a finire nel mondo dei morti, e incontra il padre della ragazza e impara la canzone. Gli suona la canzone poi alla figlia, e la figlia pian piano poi ricorda la canzone di suo padre. Vi lascio la clip. Al terzo posto decido di piazzare Rob e Toby. Diciamo che devo dire che questo è stato il film Disney che mi ha fatto forse più piangere, perché questo è il legame tra una volpe e un cane, che da cuccioli erano grandissimi amici. Poi col tempo, crescendo, poi ovviamente il cane cosa fa? Caccia le volpi o conigli. E la volpe di cosa diventa? Diventa preda. E quindi da amici diventano amici nemici. E a un certo punto però poi la signora è costretta ad abbandonare la volpe, e questa è anche la scena comunque che mi ha fatto stare, cioè, fatto anche piangere. Vi la lascio la clip e buona visione. Che avevo anch'io bisogno di te. Ci tenevamo tanta compagnia. Ma purtroppo, da ora in poi, tutti soli staremo noi. Tu senza me, io senza te. È triste dirsi addio. Io qui ti lascerò. Però nel cuore mio, per sempre, ti terrò. Thank you.
Al secondo posto c'è Medaglia d'argento, ho deciso di piazzare Up. Questo film mi ha colpito molto di più di tanti altri, anche comunque diciamo è stato difficile piazzare questo film davanti a Rob e Toby anche. Diciamo che questo film racconta la storia da due ragazzi che comunque hanno una loro passione di viaggiare e poi volevano andare in un posto, cioè portare la loro casa in quel posto. Alla fine loro si innamorano e si sposano e iniziano comunque a sistemare prima la casa. Col tempo poi iniziano a risparmiare dei soldi, ma a causa di problemi che si verificano i soldi vengono spesi per riparare la ruota e quant'altro. A un certo punto poi però l'uomo si rende conto che comunque era quasi troppo tardi per portare la casa nel luogo dove volevano portarla e quindi sono poi anziani e decide di comprare un biglietto per partire per il posto, ma però era già troppo tardi perché la sua moglie stava iniziando a stare male e poi a un certo punto si sentì male e poi ovviamente sapete quel che si verifica, poi ovviamente muore. Questo film mi ha colpito tanto e quindi ho deciso di piazzarlo al secondo posto. Vi lascio la clip. Al primo posto ho deciso di piazzare Mulan. Ora vi chiederete perché ho messo Mulan al primo posto? Questo film mi ha colpito più di tutti quanti i film della Disney, per il semplice fatto che comunque ha un grande insegnamento, nel senso che il film insegna a non mollare mai e a non arrendersi mai. Infatti la ragazza quando va al posto di suo padre nell'esercito per combattere, fa veramente male, cioè è debole, non è portata per la guerra, ma poi lei comunque non si arrende, si fa coraggio e quindi poi riesce in tutto. E per questo film ha un grande significato, cioè significa di non arrendersi mai. Vi lascio alla clip del filmato. Se il video vi è piaciuto invito a lasciare un bel mi piace e di continuare a seguire la serie. E noi ci vediamo alla prossima.